Il caso Cooperativa Carnica, oltre un migliaio di persone ieri sera al Teatro Candoni di Tolmezzo tra soci e dipendenti Copca che attendono chiarimenti sul blocco del prestito sociale per 26 milioni e mezzo di euro. Presente anche la presidente regionale Serracchiani, dimezzato il CDA della cooperativa. I dettagli da Udine, da Beppe Liani. Attivare un'unità di crisi per far luce sulla vicenda ed evitare il fallimento della cooperativa Carnica. È quanto emerso dall'assemblea dei soci prestatori tenutasi ieri a Tolmezzo. Un appuntamento organizzato da un comitato di soci che ha già raccolto moltissime adesioni e che continua a ricevere richieste di informazioni e rassicurazioni da prestatori della cooperativa. A Tolmezzo sono intervenuti pure il presidente della regione, Deborah Serracchiani, e il suo vice, Sergio Bolzonello. Non salveremo tutto e non salveremo tutti, ha detto il presidente, ma la situazione è stata presa in mano, mi auguro riusciate a recuperare qualcosa. Parole che hanno suscitato preoccupazione nella platea, ma che il governatore ha spiegato dicendo di aver chiesto un passo indietro da parte del consiglio d'amministrazione. Per attivare l'unità di crisi, infatti, sono necessarie le dimissioni di quattro componenti del DA. Accanto alla cooperativa, anche semplicemente continuando a sceglierla per gli acquisti mentre si lavora alla risoluzione della crisi, ha aggiunto il vicepresidente della regione Bolzonello. Ieri aveva incontrato i comitati dei soci prestatori, sia della Copca che delle cooperative operaie di Trieste. Per queste ultime Bolzonello ha precisato che la procedura di concordato ha gambe solide e ci sono gli interlocutori per chiudere la partita. E il neocostituito Comitato Soci Copca intende promuovere e coordinare le iniziative a tutela dei prestatori, un compito tanto impegnativo quanto delicato. Il collega Andrea Ravasini ne ha parlato con Sandra Zanier, portavoce del comitato. Ascoltiamo. In che direzione intende muoversi il comitato? Il comitato intende muoversi in questo primo momento nel raccogliere il più possibile le adesioni dei soci prestatori. Riguardo a questo, però vorrei chiarire che noi non ci vogliamo, il comitato, i soci prestatori non si vogliono contrapporre ai dipendenti, siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo arrivare all'obiettivo di salvare la Copca. Riguardo a questo, oltre a questo però il comitato si avvarrà di personale competente anche per esercitare una sorveglianza su quanto sta accadendo e su come stanno procedendo le cose. Riguardo a questo, per il salvataggio della Copca, che è una realtà molto importante qua in Carnia ed in Friuli in generale, voglio fare un appello a tutti, andiamo tutti a comprare nei negozi Copca, sosteniamo la Copca in questo momento, ne abbiamo tutti bisogno.